Bentornati ragazzi in questo nuovo Market Watch qui da Diegub. Mi dimentico sempre di mettere a schermo il codice sconto su Fantasia Store. Se volete potete acquistare i box di Yu-Gi-Oh! E quanto altro in sconto con il mio codice sconto. Era da tanto che non facevo un Market Watch, l'ho detto, lo volevate sentire dire. Perché oggi, dopo un mese dall'ultimo Market Watch, torna questo appuntamento così incredibile da farvi lasciare immediatamente un mi piace, giusto? Diciamo che nell'ultimo periodo non è che si stia muovendo così tanto il mercato, quindi ho aspettato effettivamente qualcosa che mi spingesse a fare un nuovo episodio di questa serie. Oggi, grazie alla banlist, possiamo discutere di ben 12 carte, però non tutte ovviamente saranno quelle che sono state sbannate e quant'altro. Ci saranno anche delle carte esclusive che vi andrò a consigliare solamente per voi. Sì, sì, sì. Quindi direi di non perdere altro tempo. Vi ricordo ancora in descrizione Fantasia e andiamo. Come direbbero, let's go ski. La prima carta è Arcinemesis Protoss, che è stato recentemente sbannato nello scorso aggiornamento della Forbidden and Limited List. Protoss è una carta estremamente forte e anche estremamente problematica, che però fortunatamente solamente pochissimi deck possono sfruttare al meglio al momento. Uno di questi è per esempio Zorsol, che però ha perso un pezzo importante per proteggersi da Nibiru, per esempio, ovvero Barone dei Fiori. Protoss, come sapete, è anche cercabile da Nemesis Flag, che dopo vedremo, ma questo, ripeto, solamente in pochi deck che in realtà non vedono nemmeno troppo gioco all'interno del meta. A mente fredda, quindi, Protoss sbannato non è un grandissimo problema per il meta attuale, ma non è detto che in futuro non faccia danno, quindi insomma. Parlando però del suo prezzo sul mercato, vediamo che è di 30 euro nel momento in cui sto registrando questo video, e vi dico anche che è perché ha solamente una stampa da Etco, ma questo potrebbe cambiare nei prossimi mesi, anzi sicuramente cambierà, perché sono in arrivo sia la Rarity Collection 2 che Battle of Legends Terminal Revenge. Entrambi set, il primo a fine maggio, il secondo a metà giugno, dove è abbastanza probabile che questa carta venga ristampata. Quindi se ce l'avete è ovviamente molto molto consigliato venderlo adesso. La seconda carta è un'altra carta Nemesis, ovvero Corridor. È un mostro tuono che può attivare il suo effetto da mano per evocarsi specialmente, e che può appunto permettere l'evocazione di Thunder Dragon Colossus, facendolo diventare essenzialmente un Link 1 praticamente. Colosso è ovviamente anch'essa una carta abbastanza problematica, di fatto c'è un motivo per cui era bannato, ma ne parliamo tra poco. Adesso parliamo di Corridor, che dopo lo sban di Colossus ha visto il suo prezzo salire esponenzialmente verso i 13 euro, perché anche lui ha solamente una stampa super rara da Etco. Potrebbe venire ristampato insieme a Protoss quando sarà effettivamente il momento di farlo, quindi onestamente, a meno che non volete provare a giocare qualche mistone con appunto Colosso, stesso discorso anche per Nemesis Flag, del quale abbiamo parlato prima, e che al contrario di Corridor non è un pezzo di combo che consente di evocare Colossus, ma bensì è un pezzo di combo che ci consente di cercare Protoss, ed essendo anche un mostro pyro è addirittura cercabile con Bonfire. Onestamente non penso che queste carte vedranno così tanto gioco al momento, quindi dal momento che stiamo sempre parlando di una carta con solamente una stampa, vi consiglio di venderla alla svelta. Altra carta che era bannata e che ora invece la troviamo limitata a uno è Chicken Game. Uscita in core ormai quasi 10 anni fa, non ha mai ricevuto nessuna stampa superiore a quella common. Per chi non lo sapesse, è a tutti gli effetti un upstart goblin al quale l'avversario non può rispondere neanche se volesse, e che appunto con carte come Pseudo Space oppure Set Rotation potrebbe trovare qualche gioco. Tuttavia attualmente non mi sento in grado di consigliarvi l'acquisto di questa carta, soprattutto, ripeto, quando stanno per arrivare Rarity Collection e Battle of Legend. Carta che invece non è stata presente all'interno della banlist è Dimensional Barrier, che già vi avevo consigliato settimane fa, ma che ora vi tendo a riconsigliare dal momento che è stato bannato Summon Limit
e Antispell è finita ad 1. È probabile quindi che nel side troverà spazio Dimensional Barrier al posto di queste due carte, che sarà forte nel prossimo formato contro mazzi come Branded, Tempai, Purely e in generale tutti quei deck che si specializzano in una sola meccanica di evocazione, che non sia ovviamente Link. Per quello c'è Daruma Karma Cannon, che poteva sì essere all'interno di questo Market Watch, ma mi scocciavo. Andatevi a recuperare delle di Barrier belle, va? E finalmente parliamo di Colosso, liberato finalmente dalla Forbidden and Limited List, per la gioia di tutti noi, ovviamente. D'altronde, Mistaken su gambe lo volevamo tutti, tra l'altro che si protegge e che vale solamente per il nostro avversario, ma che appunto nel 2024 non sembra essere così potente. D'altronde sia Colosso che Protoss sono liberi da tempo immemore in OCG e non hanno mai trovato così tanto spazio nell'ultimo tempo. Quindi tra Impermanence, Droplet, Dark Ruler, SP e più ne ha più ne metta, Colosso non mi sembra così forte. Potrebbero però esserci in futuro dei deck che lo sfrutteranno a dovere, perciò stiamo attenti. Anche qui tra l'altro troviamo una carta a rischio di ristampa, perché ovviamente se sbanni una carta poi devi anche dare modo ai giocatori di ottenerla, e quindi vi dico che potrebbe arrivare nella Rarity Collection. Se dovesse effettivamente arrivare Quarter, sarebbe un problema per i giocatori che hanno la copia Ultimate, perché questa perderebbe sicuramente un po' del suo valore. Proseguiamo e troviamo Vados, The Eruption Dragon of Extinction. Nelle ultime settimane Vados ha visto aumentare esponenzialmente il suo prezzo, sia per l'arrivo delle nuove carte Ashend che sono state rivelate questa settimana, che per ovviamente i deck che sono in arrivo, come Gimmick Puppet oppure il più recente Tempai Dragon. Vados è un'ottima carta per quanto riguarda la distruzione delle carte magie terreno, ma attualmente per Tempai la soluzione più efficace dal mio punto di vista è piuttosto Ghost Ogre, che allo stesso tempo può andare a colpire altri mazzi come per esempio Voiceless Voice. Quindi se avete intenzione di giocare Ashend, per qualche motivo recuperatevelo adesso, altrimenti penso che potete ancora aspettare un po' di più e vedere se in OCG Gimmick Puppet dovesse effettivamente risultare un mazzo umano. Maligius, anche lui è uscito dalla banlist finalmente, arrivando a 3 copie per tipo la 79esima volta. È un buff a mazzi che si possono permettere di giocare carte come Beatrice, oltre che a Diro, chiaramente. Di recente ha ricevuto anche una ristampa in Battle of Legend Chapter 1, quindi non avete scuse, recuperatevelo. E sempre parlando di Gimmick Puppet, troviamo Shison Arms. È una delle migliori carte della prima ondata di Gimmick Puppet e ha solamente una stampa da Number Hunters, risalente ormai a diversi anni fa. Andavo alle medie. Il prezzo della versione inglese è molto più alto rispetto a quello della versione italiana, che si trova all'incirca sui 3 euro per un playset. Quella inglese, come vedete invece in grafica, si trova addirittura a 15 euro. Ed è parecchio forte per il deck, perché consente di mandare al cimitero un qualunque mostro Gimmick Puppet dal nostro deck in maniera totalmente gratuita, e quindi questo ci dà accesso al nuovo mostro che fa da Circular, dai, avete capito. Proseguiamo e abbiamo Neftabis, The Atlantean Prince, il principe degli abissi che troviamo in questo Market Watch, perché la scorsa settimana è stato annunciato finalmente il quarto core set dell'anno, dal titolo Rage of the Abyss. Tutto questo quindi fa pensare a supporti legati all'attributo acqua, anche perché ricordiamo che Fire King nella sua lore è in continua lotta con gli Atlantean, gli abitanti del mare che vogliono affondare l'isola dei Fire King. Tutto questo è incredibile. Quindi che dopo il Meta Fire arrivi un Meta Water con nuovi supporti per Mermail o Atlantean questo inverno ad ottobre? Io ve lo dico, poi vedete voi. Intanto Neftabis vi dico che ha 2 stampe, entrambe ultra rare,
da Bosch e MP16. E sempre per il discorso di NeftaBees e quant'altro, abbiamo anche gli Atlantean Dragoons, carta che ovviamente va a braccetto con NeftaBees, per cui il discorso non è tanto diverso. Se volete una stampa foil, c'è quella dello Structure Deck, che sta già salendo di prezzo perché la gente sta cominciando ad aprire gli occhi. Io queste carte le ho prese prima di questo inverno, quindi sono stato previdente. Yeah, sì, è proprio così. Let's go. E infine troviamo Grave of the Super Ancient Organism. È uno degli ultimi Floodgate rimasti nel gioco ad essere giocabili a livello competitivo, c'è poco da dire. Ferma le giocate di Branded, ma è anche una buona carta contro Tempai. E l'unica stampa economica è quella pensata un po' da OP20 dell'anno scorso, quindi non so perché ancora non le avete prese. Detto questo, ragazzi miei, fatemi sapere se ci sono altre carte su cui state puntando i vostri occhi in quest'ultimo periodo. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e passate in live su Twitch, dove sono ogni giorno a dire e fare cazzate con Yu-Gi-Oh! Qui da Diego per oggi è tutto, noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Let's go, ski! Let's go, ski!